La settimana scorsa abbiamo definito la misura di Lebesgue per gli insiemi di Rn. Non abbiamo però ancora provato che questa sia effettivamente una misura. Oggi finiamo questo discorso, sia pure senza alcuni dettagli, ma diciamo dando un'idea precisa del perché le definizioni dovevano essere quelle. Allora, vi ricordo intanto le definizioni. Allora, la misura dei plurintervalli P è elementalmente definita, questa non la ripeto perché l'abbiamo capita, per prima sarebbe la stessa cosa. Poi abbiamo definito la misura n-dimensionale di un aperto A come l'estremo superiore delle misure n-dimensionali di P, tali che P è il plurintervallo e P è la contraddizione A. A è un aperto però, eh? E siamo in Rn. Avevo preso l'abitudine, manteniamo l'abitudine di indicare la dimensione con lo spazio con la N maiuscola. Ma così non c'è confusione, ci rimane la N minuscola per il successivo. Ok, invece per un compatto definivamo la misura N dimensionale come l'estremo inferiore delle misure n dimensionali dei due intervalli che contenevano K. Ok. Poi abbiamo detto che un insieme A si dice misurabile secondo Lebesgue se solo se questi due numeri coincidono e che vengono definiti come la misura di F. Quali due numeri? L'estremo superiore delle misure n dimensionali dei compatti contenuti in E e che deve essere uguale all'estremo inferiore delle misure n dimensionali degli aperti contenenti E. Ok? Andiamo su def. Ok, quindi un insieme si dice misurabile se e solo se questi due numeri coincidono. Allora, abbiamo già visto, almeno accennato, il fatto che se, diciamo, do definizioni alternative, per esempio se facessi l'estremo superiore delle sue misure di aperti contenuti e l'estremo inferiore sulle misure di compatti contenenti, avrei problemi, non avrei sicuramente una misura, avrei, tornerei alla misura di Peano-Jordan, che non è una misura nel senso di numerabile attività. Però oggi vogliamo essere più precisi, vogliamo sia dimostrare che questa è effettivamente una misura, sia questa definizione, vi ricordo che valeva che se era limitato in Rn. Che significa che è limitato, che esiste una sfera di centro d'origine e di raggio R contenente. Se non è limitato, ci siamo riservati di dare un'altra definizione e
con questa definizione, con l'altra definizione per i nodi limitati, risulta effettivamente una misura. Noi abbiamo già visto la settimana scorsa che se questo risultato lo richiamo qui, adesso preciseremo anche questo risultato in qualche modo, che se K è contenuto in A siamo in Rn, K compatto A aperto, allora esiste l'intervallo B tale che K è contenuto in P e contenuto in A. Questo era un primo punto di partenza abbastanza utile, perché cosa ci fa capire? Ci fa capire che se un aperto contiene un compatto, queste due definizioni portano naturalmente al fatto che la misura dell'aperto è più grande di quella del compatto. E qua faccio l'estremo inferiore sulle misure dei primi intervalli contenenti K. Quale estremo superiore sulle misure dei primi intervalli contenuti in A? Se ce n'è uno che contiene contemporaneamente K ed è contenuto allo stesso tempo in A, la misura di questo plurintervallo è un maggiorante per questo numero e un minorante per questo numero, quindi sicuramente questa misura è più grande di questa. Questo già ci conforta, perché ci dice che anche se due insiemi non sono dello stesso tipo, però sono un aperto e un compatto, l'insieme più grande c'ha misura più grande. Ok? Però non digeriamo in qualche modo, almeno io non la digerirei se fosse posto vostro, il fatto che per quale motivo bisogna fare approssimazioni in due passi. Cioè io approssimo la misura dall'interno con i due intervalli o dall'esterno con i due intervalli su questo tipo di insieme, e poi approssimo da tutte e due le parti, però dall'interno con i compatti e dall'esterno con gli aperti, gli insiemi in generale per calcolarne la misura. Perché? La risposta è perché è necessario. Deve essere per forza così, se vogliamo la numerabile abilità, altrimenti avrete gente avrebbe dato definizioni più semplici, ma non è possibile evitare questo discorso. Adesso cerchiamo di capire perché. Per capire questo ci servono un po' di lemmi. Oggi sarà una lezione abbastanza teorica, però insomma sarà l'ultima proprio molto teorica. Vediamo comunque anche se riusciamo a fare un po' di esercizio. Allora, lemma sia Q la famiglia degli intervalli I di Rn del tipo osservazione. Allora, Q è Q script, diciamo, così non si confonde con i numeri razionali. Comunque, se l'ho chiamato Q è per un motivo, perché è una famiglia numerabile. Qui non faccio la dimostrazione in modo esplicito, però è una cosa abbastanza facile. Il concetto è: Q sapete che è numerabile. Come l'abbiamo dimostrato? L'anno scorso l'abbiamo dimostrato col procedimento diagonale di Cantor.
quando tu hai che una famiglia innumerabile, anche quell'insieme cartesiano se stesso è innumerabile. È lo stesso ragionamento che si fa con n. Con n si mettevano i numeri di anni in fila come numeratori, i numeri di anni in fila come denominatori, e si ottenevano le frazioni. E queste frazioni positive, percorrendole in diagonale, erano una famiglia numerabile. Se io ho una famiglia numerabile, diciamo U con N, allora io metto prendiamo per esempio Q. Se io prendo Q cartesiano Q, qua scrivo solo l'idea, Q cartesiano Q è sono l'insieme delle coppie P Q tali che P e Q appartengono a Q grande. Se uno vuol vedere che questo insieme è innumerabile, cosa fa? Rappresenta in un quadrante prima I1, I1, 1, I, I1, P2, IH, poi di nuovo I1, P2, IH, e così via. I1, P2, IH. Allora, io cosa voglio fare? Se ho un punto di Q cartesiano Q, questo deve essere caratterizzato da due coordinate. Qui diciamo che tutti questi hanno la seconda coordinata che è P1, questi hanno la seconda coordinata che è P2, questi hanno la seconda coordinata che è P3, diciamo che Pn era non è di questo, ok? Qua non scrivo le coppie di coordinate perché sennò non si capisce più niente. Allora, quindi se prendo questo punto qua, questo punto qua corrisponde al punto di Q cartesiano Q PH'P1. Questo punto qua, prendiamo per esempio P4 qua, questo qua corrisponde al P4,P3. È chiaro che ogni punto di Q cartesiano Q sta in questa tabella. Questa tabella è un quadrante infinito che va verso destra e verso basso. Questa tabella può essere percorsa tutta quanta in modo contata, in modo numerabile, certo, col solito metodo diagonale. Chiaro? Cioè, se io prendo i punti di Q cartesiano Q e li percorro così come ho fatto con N cartesiano N quando facevo, perché sostanzialmente le frazioni erano in corrispondenza biunivoca, almeno quelle positive con N cartesiano N, posso dimostrare che Q cartesiano Q è numerabile. A questo punto il fatto di fare il prodotto cartesiano due volte, tre volte o un numero finito di volte non cambia nulla. Quindi, siccome questi punti sono due n coordinate e stanno tutti in Q, questo significa che questa famiglia è numerabile. Questa è l'unica cosa che vi dovete ricordare. Poi chi vuole si ricorda anche l'idea della dimostrazione. Diciamo, ma non siete tenuti a farlo. Quindi questa famiglia qua è numerata. Bene. Perché ci serve questo risultato? Allora, cominciamo a scrivere un altro lemma. Prendiamo A, un aperto di Rn.
economia in appartamento a Elton. Secondo, chi con N chiuso è contenuto in A. Tre, l'unione per N che va da 1 a infinito di P con N fa, ovviamente quest'unione è uguale all'unione per N che va da 1 a più infinito di P con N chiusi ed è uguale a tutto. Quindi io sto dicendo prima di dimostrare questo lemma, queste sono una cosa abbastanza facile, non è difficile. Il problema è qual è il significato di questo lemma. Il significato di questo lemma è: se A lo posso invadere e quindi lo posso realizzare con un'unione di pluriintervalli, questa proprietà che diciamo la chiusura dei pluriintervalli sia contenuta ancora dentro A, me la sono riservata perché mi può essere utile per qualche altra proposizione che devo dimostrare in futuro. Questa definizione qua è necessaria. Per quale motivo? Noi vogliamo una misura, la misura abbiamo dimostrato che qualunque misura passa al limite sulle successioni crescenti di insieme. Allora, se io faccio il limite della misura di questi picolini qua, deve venire A, perché questi sono contenuti in uno nell'altro, l'unione mi dà tutto A, e se la misura passa al limite sulle successioni che scende insieme, il limite di queste misure deve fare la misura di A. Ma a questo punto cosa succede? Immaginate di avere un intervallo dentro A. Lo dovete immaginare aperto, quindi senza la frontiera. Immaginate per comodità che questo pluriintervallo sia chiuso, sia contenuto dentro A. Vedremo perché questo è comodo. Ma secondo voi, quando vado a prendere P con N, l'unione dei P con N, qua ci posso anche mettere unione per n che va da 1 a più infinito dei t con n aperti, tutte e tre fanno A. Intanto lo devo ancora dimostrare, quindi correggo questa. Un pluriintervallo chiuso è compatto. Quando lo vado a ricoprire, l'unione dei t con n che A lo copre, che vuol dire che ci sarà un sottoricoprimento finito di questo che lo copre, ma siccome questi sono uno contenuti dentro l'altro, ce ne sarà uno di colonne che lo copre. Cosa dimostra questo piccolo ragionamento? Dimostra che l'estremo superiore delle misure dei pluriintervalli contenuti o lo faccio su tutti i pluriintervalli contenuti o lo faccio solo su questa successione, viene lo stesso. Per quale motivo? È ovvio che questa successione di pluriintervalli è contenuta nella famiglia dei pluriintervalli contenuti in A. Quindi l'estremo superiore delle misure di questi P con N è più piccolo di questo estremo superiore qua. Ma se viceversa ogni pluriintervallo P almeno chiuso contenuto in A è contenuto qua dentro, è chiaro che se faccio l'estremo superiore delle misure dei pluriintervalli chiusi contenuti in A è più piccola di dell'estremo superiore fatto qua. Per
Per concludere mi serve che la misura, se faccio l'estremo superiore sulla misura dei primi intervalli chiusi o misure dei primi intervalli che non sono chiusi contenuti in A, viene la stessa cosa. E poi che se faccio l'estremo superiore delle misure dei primi intervalli qua, faccio il limite, è la stessa cosa. Questi dettagli non li faccio, però si capisce. Quello che dovete ritenere sia il lemma, perché lo dimostriamo, ma una volta che abbiamo dimostrato il lemma, questa definizione qua, che comunque è legittima, perché io la definizione posso dare come mi pare, poi devo verificare che le cose funzionino, è assolutamente necessaria se vogliamo ottenere che la misura sia numerabilmente aggiuntiva. Per meglio dire, potremmo dare altre definizioni, ma sicuramente la misura n dimensionale di A dovrà coincidere con questo numero, se dessimo altre definizioni. Quindi possiamo sicuramente dare la definizione in questo modo. Non so se sono stato chiaro, ma se non sono stato chiaro, riparto tutto la gamba, basta che lo dovete capire questo concetto. Ripeto l'ultima volta: lemma, dato un aperto, abbiamo una famiglia fatta così. Questa famiglia si dice invade A, sono due intervalli, uno contenuto dentro l'altro, quindi invade. L'unione da tutto A, quindi invade A. L'unione, se la faccio aperta, se la faccio semiaperta, se la faccio chiusa, viene sempre la stessa cosa. Da questo lemma deriva che, diciamo, se vogliamo la numerabile di A, necessariamente mn di A deve essere uguale a questo numero, quindi tanto vale definirlo come questo. Ok, a questo punto dobbiamo dimostrare il lemma. Fatemi cancellare funziona così il lemma. Quindi dimostrazione del lemma. Ok, voi l'enunciato ce l'avete scritto sul quaderno, io me lo ricordo, poi alla fine lo facciamo vedere. Allora, la situazione è questa. Io ho il mio aperto A. Prendo un punto. Ecco, una cosa che voglio chiarire una volta per tutte è: che relazione c'è quali sfere sono contenute in quali cubi centrati in un punto? Se io prendo punto, prendo la palla di centro x con 0 e il raggio r, siamo in Rn, poi voglio un cubettino che sia contenuto, qua faccio il disegno nel caso bidimensionale, però è chiaro che dobbiamo ragionare nel caso n dimensionale, e voglio un cubettino che contenga questa palla. Allora, se il mio cubo è centrato in x con 0, è del tipo x0, 1, meno, chiamiamola L, L è la semiampiezza, la metà di questo lato.
L maggiore di L in un caso, anzi, come la sfera è retta maggiore o uguale di R per il contenente, ed L minore stretto di R per il contenente. Perché in quel caso coincidono tutti con intervalli. Questo sarebbe un intervallo di assimi ampiezza R, questo sarebbe un intervallo di assimi ampiezza L. Quindi per averlo contenuto bisogna che L sia minore di R, per averlo contenuto bisogna che L sia maggiore di R. Ma in R2 non è così. In R2 vedete che a un certo punto il mio quadratino esce fuori, faccio bene il disegno, dal mio cerchietto, e il quadratino che riappare contenente il mio cerchietto ha una semiampiezza più grande. Qual è la condizione in R2, per esempio? La condizione in R2 allora, quali sono i punti più distanti dal centro? Sono questi vertici qua. E quanto distano questi vertici qua dal centro? In questo caso distano radice quadrata di L quadro più L quadro. Siamo in n uguale a 2, che viene radical 2 per L. Per quale motivo? Perché qua questo punto ha incrementata sia questa coordinata di L sia questa coordinata di R. Se prendiamo uno degli altri punti, gli incrementi semplicemente possono cambiare segno, però quando fate il quadrato non si vede. Questi sono i punti più distanti. Quindi qual è la condizione in R2? È che radical 2L deve essere minore di R se lo voglio contenuto. E un po' centrato in x con 0 con i lati, in questo caso è un quadrato con i lati paralleli agli assi coordinati, e che sia contenuto nella sfera di centro x con 0 di raggio R. Chiamo quadrato contenuto, che siamo in R2. E invece dobbiamo avere radice di 2 L maggiore o uguale di R per il quadrato contenente. L maggiore di R per quello contenente. Perché quello contenente deve contenere anche questo punto qua, quindi ciascuna coordinata deve essere stata incrementata lì. Quindi vedete che non c'è lo stesso numero di qua e di là. Qua c'è radical 2 per L e qua c'è 1. In generale, se stiamo in Rn, se fate lo stesso conto, l'unica cosa che cambia è che le coordinate sono n. Quindi le condizioni che vi verranno saranno radice di n per L minore di R. Questo per cubo contenuto. E L maggiore o uguale di R per il cubo contenente. Ok? Quindi in particolare, se voglio che un cubo sia contenuto nella sfera di raggio R, bisogna che L sia minore di R su radice di N. Non è un problema, perché tanto N la dimensione è fissa. Se stiamo per esempio in R3, questo è R su radical 3, è un numero fisso, però ne devo tenere conto. Se non voglio uscire, se in R3 voglio un cubetto che sia contenuto in una certa scheda. È chiaro questo discorso? Ok. Questo non lo sto a scrivere come lemma, questo è l'esercizio. Quindi, però, diciamo, voglio che sia presente, ce l'abbiate presente. Adesso torniamo alla nostra dimostrazione del lemma. Prendiamo un punto qualunque, sia x appartenente ad A. Siccome A è aperto, A è intorno di ogni proprio punto. Quindi esiste un R che dipende da x, tale che la sfera aperta di centro x e raggio R che dipende da x sia contenuta dentro A.
x1 meno L x, x1 più L x, cartesiano, x n meno L x, xn più L x. Quindi l'ho preso con questa semiambiezza qui. Allora, che cosa so? So che x appartiene alla parte interna di i. Allora, questo i è un i con x. Poi so che la chiusura di i è comunque contenuta in A, perché la chiusura di i è comunque il cubetto chiuso che è contenuto in quella palla aperta che è contenuta in A. Sto in questa situazione. Quindi per ogni x non sto dicendo altro che se prendo un x qualunque c'è un, qua siamo in due dimensioni, un quadratino centrato in x, e che quindi, tale che quindi x sia nella parte interna di questo quadratino, tale che se anche chiudo il quadratino è tutto contenuto in A. Questo è facile. Okay? Adesso dico, fatemi cancellare perché mi serve un po' di spazio. Ah, lasciamo scritto che L di x è minore di R di x sulla radice di n. Questo lo lasciamo scritto. Allora, adesso dico che esiste Q con 1 x compreso tra x con 1 meno L di x e x con 1. Chiamiamolo P con 1, A con 1 e B con 1 di x minore di x1 più L di x. Vedete, io se le coordinate le metto in basso solo quando c'era x fissato con 0, allora le devo mettere forse in alto, ma se no gli indici di coordinata le metto in basso, tali che A con 1 di x e B con 1 di x siano in Q. Allo stesso modo lo faccio, questo ragionamento lo faccio per ogni coordinata. Quando arrivo all'ultima coordinata avrò x con n meno L di x minore di A con n di x minore di x con n minore di B con n di x minore di x con n più L di x. Adesso vado a prendere quest'altro intervallino, lo chiamo i primo di x. I primo di x è A con 1 di x, B con 1 di x, cartesiano, A con n di x, B con n di x. Cosa posso dire? X appartiene alla parte interna di I' di X? Sì, perché ci sta. Questo è garantito da queste due disuguaglianze per ogni coordinata. La chiusura di I' di X, ovviamente io ho ristretto i lati del genere. Adesso questo qua non è più simmetrico, quindi non è più un cubetto, però è un intervallo. Comunque la sua chiusura è contenuta in quella di prima e quindi a maggior ragione è contenuta in A. E infine posso dire che il primo di x appartiene a Q. Non mi ricordo più come facevo qui.
calcolate gli estremi di ogni intervallino reale che diciamo di cui faccio il prodotto cartesiano per ottenere l'intervallo L dimensionale, sono i Q. Ok? Adesso vado a prendere la famiglia degli intervalli di primo appartenenti a Q, tali che esiste X, tale che I primo è uguale ai primo di X. Questa famiglia è numerabile. Successione di lunghi intervalli in maniera tale che
l'unione dei primi intervalli mi fa tutto A, è una successione. Ogni aperto è un'unione di una successione di primi intervalli. Allora, i primi intervalli per fare l'unione li posso prendere pure aperti o chiusi o semi aperti. Ok? E li posso prendere ovviamente crescenti, eppure con la chiusura contenuta in ciascuno di essi. Ok? Vabbè, questa è una situazione, diciamo, tutte queste piccole proprietà mi potrebbero servire tra un po'. Andiamo a vedere adesso un altro lemma. Contenuto in A con lambda di X
intervallini li posso disporre in una successione come prima, quindi prendo come prima la famiglia I uguale I con N, e che cosa posso dire? Posso dire che K è contenuto nell'unione per N che va da 1 a infinito di I con N aperto. Ok? Questo perché ogni punto era contenuto nella parte interna di questo, del relativo intervallo, quindi posso dire che K è contenuto in questa unione. Allora dico, questa dimostrazione se volete la faccio, però in realtà funziona come l'anno scorso, questo l'avevamo visto, che se un compatto era contenuto nell'unione di una successione di aperti, allora da quella successione si poteva estrarre un numero finito di aperti. Quindi vuol dire esistono N1, N, come vogliamo chiamare, Nm, tale che K è contenuto in I N1 aperto unito I N1 unito I N M. Ognuno di questi era contenuto in un ricoprimento aperto, quindi questo qua a sua volta è contenuto in A lambda 1 unito A lambda 2 unito alla NA, visto che dovevamo chiamare lambda NA a lambda 2, quindi lambda 2 unito punto A lambda e la dimostrazione. Cioè qui ho voluto semplicemente sottolineare il fatto che se il ricoprimento era una successione, passare da una successione a un sottoricoprimento finito già lo sapevamo fare. Il lemma precedente ci dice che una volta che ricopriamo un compatto con una famiglia qualunque di aperti, da una famiglia qualunque di aperti mi dà comunque un aperto, questo aperto è un'unione di una successione. Questa successione me la posso prendere ciascuno contenuto in uno dei degli aperti del ricoprimento, e quindi da questo possiamo dedurre la tesi. Ok? Quindi la cosa qua importante da ritenere è che qualunque sia un ricoprimento aperto di un compatto, è sempre possibile in ogni caso estrarre un sottoricoprimento finito del compatto stesso. Ok. Adesso facciamo un altro lemma. Questo lemma ha un significato. Facciamo questo e poi ci fermiamo per 5 minuti. Questo lemma ha esattamente il significato speculare rispetto a quello che abbiamo fatto con gli aperti. Cioè, noi abbiamo detto che ogni aperto è un'unione di una successione di due intervalli che lo immagini. Stavolta abbiamo K contenuto in Rn, K compatto. Allora esiste una successione P con N di plurintervalli tale che, allora, P con N è plurintervallo per ogni N appartenente a N. P con N contiene P con N più 1 per ogni N appartenente a N. 3. Se vado a fare come era il precedente, la parte interna di P con N contiene K per ogni N appartenente a N. La 4
funzione per n che va da 1 a infinito di p con n chiuso è uguale all'intersezione per n che va da 1 a infinito di p con n aperto è uguale all'intersezione per n che va da 1 a infinito di p con n basta e fanno interpretare. Adesso, nel momento in cui noi riusciamo a dimostrare questo lemma, questo ci dice che la misura sui compatti deve essere all'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli contenuti. Per quale motivo? Voi avete una successione di primi intervalli dall'alto che si riduce a k. Attenzione, i primi intervalli hanno misura finita, quindi questa è una successione decrescente di insiemi, il primo insieme ha misura finita. La misura passa, deve per forza passare al limite sulle successioni decrescenti di insieme, quindi per forza una eventuale misura che vogliamo definire su k, se deve essere coerente con la misura dei primi intervalli elementarmente definita, deve essere il limite di queste misure, di questi primi intervalli qua, da là. E questo equivale a dire che la misura deve essere, di un compatto, deve essere per forza l'estremo inferiore delle misure sulle successioni decrescenti. Quindi, una volta che abbiamo finito questo lemma, abbiamo capito che la misura dei compatti e la misura degli aperti posso definirle in quel modo là, sono quasi obbligato a definirle in quel modo là, cioè almeno definire in quel modo là rispetta la coerenza rispetto alla misura dei compatti. Chiaro? Perché se voglio le proprietà di una misura, quei due numeri, quando scrivo misura di A e l'estremo superiore delle misure dei primi intervalli contenuti e misura di K l'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli contenuti, devo per forza coincidere. Chiaro? Ok. Quindi la dimostrazione, vabbè, io ho maso la lavagna, però penso di riuscire a farla rientrare in questi due spazi. Allora io prendo X appartenente a K. Allora prendo, esiste Ix appartenente, un intervallo X tale che X appartiene alla parte interna di X. Prendiamo un qualunque intervallo che lo contenga, diciamo centrato in X, no? Quindi allora chiaramente l'unione per X appartenente a K di IX parte interna, questo è un aperto A che contiene K, è un ricoprimento aperto. Quindi esistono I1, sarebbero I1 che sarebbe IX1, IH che sarebbe IXH, tali che l'unione di IXH aperto per di IJ per J che va da 1 ad H contenga K. Non sto facendo altro che dicendo questo è un ricoprimento aperto di K, esiste un sottoricoprimento finito. Ok? Tuttavia prendiamo X lo prendiamo X meno 1 su diciamo X1 meno X, non X aperto, lo vedo X1 meno 1 su N virgola X1 più 1 su N cartesiano, l'ultima coordinata sarà XN meno 1 su N XN più 1 su N. Ok? Sono dimenticato di dire che voglio che questo qui abbia
io chiamo Q con N uguale, questo H dipenderà da N, no? Quindi HN, perché quindi questi qua ci dobbiamo mettere, li chiamiamo IN1, INA, ING. Per quale motivo? Perché il tutto dipende da N, quando cambio N trovo altri intervallini, per ricordarmi che questi intervallini hanno segnatezza uguale a 1 su N. Allora dico che Q con N è uguale all'unione per J che va da 1 ad HN di IJN. Questa è un'unione di intervalli, quindi è un puro intervallo. Poi, attenzione, questo non è P con N. Per quale motivo? Perché quando vado a fare questa situazione, anche se N aumenta, passo da N a N più 1, e quindi che vuol dire? Quale ampiezza si riduce? Però quando vado a estrarre sotto ricoprimento, io magari ho preso altri intervallini che stanno da altre parti, quindi non ho la garanzia che Q con N contenga Q con N più 1. Chi è P con N? P con N è l'intersezione per H che va da 1 fino a N di Q con N. Di Q con N. Questo pure è un plurintervallo, perché è un'intersezione di plurintervallo. Adesso andiamo a vedere cosa succede. No, non c'è entrata la dimostrazione, però se cancello l'inizio, probabilmente riesco a finire qua. Aspetta. Allora, devo verificare queste quattro proprietà. Allora, la prima è ovvia. La prima è ovvia perché P con N è un blu intervallo per ogni N. La seconda pure, perché per costruzione quando aumenta N aggiungo blu intervalli a fare l'intersezione, quindi l'intersezione diminuisce. La terza pure è ovvia. Per quale motivo? Perché Q con N chiaramente contiene questo e quindi contiene K. Quindi anzi Q con N aperto è uguale a questo, perché quando faccio la parte interna, questa è un'unione finita, quindi la parte interna è l'unione delle parti interne. Quindi siccome Q con N aperto contiene K e la parte interna di P con N, anche questa è un'intersezione finita, quindi scusate, quella è una, quindi la parte interna di P con N è comunque un'intersezione della parte interna, quindi la parte interna di P con N chiaramente contiene K. Ok? Ok, se io qui faccio la parte interna, poi mi vengo l'intersezione della parte interna. Bene, quello che l'unica proprietà che non è banale da vedere è questa, che è questa. Però prendiamo un punto X, è un punto che non sta in K, chiamiamolo Y, non appartenente a K. Allora, dimostreremo con un altro lemma, che però facciamo dopo la pausa, che c'è in K un punto, chiamiamolo X con 0, tale che la distanza di x con 0 da y è minore della distanza, minore o uguale della distanza di x da y per ogni x appartenente a terra.
K ce n'è uno che è quello più vicino. Ok, allora a questo punto questa distanza la chiamiamo epsilon. Se io prendo n minore di epsilon sulla radice di n, quando andavo a costruire il Q con n, ognuno di questi qui aveva semi ampiezza epsilon sulla radice di n, e il centro di ognuno di questi cubetti stava in un punto di K. Quindi, siccome la distanza di ogni punto da y è maggiore di epsilon, e vuol dire che questo sta sulla frontiera della sfera dicendo questo punto è di raggio epsilon, ma siccome questo è contenuto nella sfera, dice questo punto è di raggio epsilon, perché il, scusate, 1 su n minore di questo, n era abbastanza grande in maniera tale che 1 su n fosse minore di, allora sicuramente questo non appartiene a nessuno di questi cubetti. Siccome Q con n è realizzato da un'unione finita di questi cubetti, cosa vuol dire? Che y non appartiene a Q con n. Ok? Quindi per ogni y esterno a k c'è un indice n che dipenderà da y ovviamente, ma tale che y non appartiene a Q con n. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando faccio un'intersezione per n che va da 1 a infinito dei Q con n, che è uguale all'intersezione per n che va da 1 a infinito dei P con n, cosa mi rimane? Per quale motivo? Se c'è un punto fuori di K non sta qua, quindi non sta qua, ma questa unione conteneva K e quindi deve essere forse qua. Quindi fine della dimostrazione. Ok, quindi ricapitoliamo un attimo la situazione prima di fare pausa. A parte questa cosa che dobbiamo ancora dimostrare, e lo faremo perché poi ci serviranno proprietà analoghe anche successivamente, quindi lo faremo subito dopo la pausa. Però a parte questo, noi abbiamo dimostrato che ogni aperto si può ottenere con un'unione di una successione crescente di due intervalli, ogni compatto si può ottenere con una intersezione di una successione decrescente di pluri intervalli. E questo ci dice sostanzialmente che la definizione che abbiamo dato di misura erano in qualche modo obbligatorie.